quando lavori in proprio, sai quando cominci ma non sai quando finisci. È una gelateria artigianale con quasi tutti i prodotti a chilometro zero che vende gelato ai passanti, ma l'idea a monte è quella appunto di rifornire bar e ristoranti, per cui c'è tanto lavoro, c'è molto lavoro, a partire dalla ricerca delle materie prime, alla produzione, alla preparazione, allo stoccaggio, alla vendita, alla consegna. Faccio tutto da sola, sì. Ordini, preparazione, pulizie, conti, contabilità. Poi d'estate ho due aiutanti, uno che va in giro con la pina e uno che rimane qua in negozio con me. Io prima avevo una gelateria in Toscana e dove purtroppo la frutta era sempre frutta fresca di stagione, però non sono riuscita a fare il lavoro che ho poi voluto fare qua in Val di Susa, però utilizzavo sempre prodotti freschi di alta qualità. Invece qua ho deciso di lavorare col territorio, quindi prodotti locali, dove si riesce ovviamente, perché non tutto, ahimè, viene prodotto qua, però è sempre un prodotto di qualità, ricercato, fresco e stagionale. È importantissima la scelta delle materie prime perché da quello deriva poi la qualità del prodotto finito. Da questa parte abbiamo prodotti quasi tutti, sono tutti artigianali, ma quasi tutti della valle. Abbiamo delle marmellate della valle. Prima viaggiavo per lavoro, lavoravo nel turismo, nel mondo del turismo. Poi ho deciso di tornare a casa, ho lavorato in Alta Valle, che è comunque una zona turistica, e dopo un tot di anni ho deciso che era ora di fare qualcosa in proprio, di aprire un'attività mia. E in quel momento non so dire per quale motivo abbia deciso di fare il gelato, però sì, ho deciso di lanciarmi in questa impresa. Non ho fatto nessun corso di business, però avevo fatto un business plan che mi aveva aiutato la Camera di Commercio, sono stata aiutata da loro. Coppette, cucchiaini, vaschette, sono tutti compostabili. E il latte, appunto, prendendolo in cascina, ho deciso di comprare i bidoni d'acciaio in modo da evitare la produzione della plastica, quindi io in un anno risparmio circa 7500 bottiglie di latte all'ambiente. Per non sprecare acqua abbiamo fatto questo impianto che recupera l'acqua calda che esce dalla macchina, va nel condizionatore che è qua fuori, la raffredda e la rimette in circolo, e quindi non sprechiamo acqua e utilizziamo sempre la stessa. Vediamo insieme i passaggi che servono per aprire questo tipo di attività. Trattandosi di un'impresa alimentare, prima di partire occorre verificare con l'ASL l'idoneità igienico-sanitaria di spazi, macchinari e attrezzature di produzione. Nel caso si svolga anche attività di somministrazione o di commercio alimentare, è necessario verificare che il titolare o un soggetto preposto posseggano il requisito professionale richiesto per la somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, per poter svolgere l'attività in forma itinerante, è necessario richiedere prima l'autorizzazione al comune dove ha sede l'impresa. Infine, una volta scelta la forma giuridica e il regime fiscale più adatti al progetto, si può procedere con l'iscrizione in Camera di Commercio e l'apertura della posizione previdenziale assicurativa attraverso la procedura online Comunica. L'avvio dell'attività sarà possibile dopo aver inviato la scia sanitaria al comune di riferimento per autocertificare il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme.
Se vuoi approfondire gli aspetti legati all'avvio di questa o di altra attività di impresa, puoi rivolgerti al settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino per una consulenza gratuita.